Oggetto numero 3, interroga la consigliera Porzi, risponde l'assessore Coletto. Fenomeni di bullismo, stato di attuazione della legge regionale 9 maggio 2018, numero 4, intendimenti della Giunta regionale. Prego. Buongiorno, grazie Presidente. Questa interrogazione ormai datata, sono contenta che venga discussa oggi perché anche in queste ore abbiamo letto dai giornali di alcune, diciamo così, situazioni che riguardano il mondo giovanile, che ci preoccupano e che spesso traggono origine da questo fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. Come ricordiamo, abbiamo prodotto proprio in quest'Aula nella passata legislatura una legge regionale che andava in questo senso e che tutti abbiamo approvato e condiviso sulla scorta di quella che era stata l'esperienza nazionale, per cercare di contenere questo fenomeno sempre più in crescita e sempre più preoccupante, che sta appunto dilagando all'interno delle comunità nelle quali i ragazzi vivono, crescono, si formano. Il timore più grande logicamente è rivolto a tutto quel sommerso che a volte non trova, diciamo così, conforto nell'aiuto e nell'intervento del mondo degli adulti, perché molto spesso le situazioni, quelle di cui veniamo a conoscenza, sono situazioni che all'interno delle comunità riescono a trovare anche una gestione grazie alla presenza degli adulti dovutamente formati e dovutamente, diciamo così, anche supportati dalle istituzioni, per cercare di contrastare questi fenomeni. E come più volte abbiamo detto, non è soltanto un'azione quella a cui facciamo riferimento, volta a tutelare le fragilità di chi subisce, che giustamente merita la nostra attenzione, il nostro supporto, perché a volte queste ferite possono essere ferite molto profonde che lasciano dei segni importanti di cui si ha consapevolezza e i cui risultati si leggono soltanto più avanti nel tempo. Ma in questa legge abbiamo provato anche a pensare a chi commette un'azione di bullismo, che non va visto semplicemente come il carnefice, come colui che opera una violenza nei confronti di altri, ma soggetto altrettanto bisognoso d'aiuto. Non vorrei definirlo fragile, perché in questo contesto è evidente che c'è chi perpetra un'azione e chi la subisce, e quindi non sto scambiando i ruoli, ma sto soltanto mettendo in evidenza che sicuramente entrambe le situazioni meritano la nostra attenzione e meritano il nostro intervento. Mi rendo anche conto che abbiamo passato due anni particolari, quelli legati appunto alla pandemia, che ha visto il concentrarsi delle nostre azioni e, diciamo, e dei nostri interventi su tematiche che apparentemente sembrerebbero prioritarie, no? Emergenze che sicuramente nella scala gerarchica hanno inteso occupare il nostro spazio, le nostre attenzioni e le nostre risorse. Però questa pandemia ha anche causato un tempo più lungo in solitudine di molti ragazzi, molto spesso all'interno delle loro camerette, con gli smartphone, con i dispositivi, diciamo così, i social sempre accesi. E sappiamo pure che il cyberbullismo è un altro degli elementi che abbiamo provato ad individuare come piaga sulla quale intervenire, perché i dati a nostra disposizione sono veramente preoccupanti. Quindi, per farla piuttosto breve, voglio dire che la mia interrogazione è volta a sapere quali sono state le azioni che questa legge prevedeva e che sono state messe in atto, soprattutto in virtù dei dati del monitoraggio che ci arriva dal Ministero della Pubblica Istruzione attraverso la piattaforma ELISA istituita nel 2018, che ci offre proprio per gli anni 2021 e 2022 dei dati veramente preoccupanti, che significa che questi due anni hanno, diciamo così, aumentato la possibilità e l'incidenza di queste azioni. E quindi questo, diciamo, in questa interrogazione va nella direzione di capire quali sono stati gli strumenti che la Giunta ha messo in atto in virtù di una legge che insieme avevamo condiviso. Grazie. Prego, assessore Coletto.
Grazie Presidente, ringrazio la consigliera Porzi per l'interrogazione, per aver messo all'indice questa problematica, in quanto effettivamente la legge del 2018 prevedeva appunto questa attivazione, questa concertazione, questa come dire, coinvolgimento del territorio rispetto a una, la chiamerei proprio patologia o qualcosa di simile, insomma, un problema importante che è il cyberbullismo. Poi evidentemente c'è stato la pandemia e tutto quanto si è rallentato, tant'è che riunioni non ne sono state fatte, questa è la realtà dei fatti. Ma per quanto riguarda i programmi e i progetti che sono stati finanziati con DGR 1305 del 2020, la Regione Umbria, in collaborazione con il Centro Regionale di Salute Globale CERSAC, quale polo di eccellenza dell'USL Umbria 2, per la ricerca e la formazione su tematiche sociosanitarie, ha avviato e realizzato un progetto Connessi Peer Education per il contrasto del bullismo, volto ad attuare interventi per prevenire e contrastare, in armonia con le previsioni della legge regionale 4/2018, il fenomeno del bullismo, promuovendo salute attraverso una serie di azioni di comunità in rete con i progetti di peer education già attivi sul territorio, in sinergia con le reti di promozione della salute delle due aziende sanitarie umbre. Sono state individuate diverse scuole per la realizzazione del suddetto programma. L'innovativa metodologia, sottesa all'intervento progettuale, si basa sul coinvolgimento di percorsi formativi ad hoc, con finalità educative, di alcuni soggetti del gruppo, i quali, dopo aver acquisito competenze prosociali e la conoscenza di adeguate comportamenti a sostegno della salute, le restituiscono e le promuovono quali facilitatori del gruppo di appartenenza. Il coinvolgimento dei giovani nell'attività di promozione della salute contribuisce al loro sviluppo personale e permette ai programmi rivolti ai soggetti di età evolutiva di essere maggiormente mirati ed efficaci. Tra le attività realizzate segnalo in particolare gli incontri online di peer education per potenziare le life skills, la realizzazione di elaborati da parte di peer education realizzati secondo diversi linguaggi specifici degli istituti coinvolti, alberghiero, tecnico e agrario scientifico, attivazione di punti di incontro e diffusione di informative online, attivazione di punti di ascolto psicologico e virtuale, incontri con gli insegnanti e referenti. Il programma di intervento si è concluso con il report di valutazione quali quantitativo del processo di outcome sulle attività realizzate. È stata infine valorizzata l'integrazione tra diverse azioni ed interventi, promuovendo complementarietà e integrazione tra la legge 4/2018 e la legge regionale numero 1/2016, bullismo e cyberbullismo, rafforzandone il necessario collegamento. La valorizzazione della complementarietà è stata realizzata attraverso l'attuazione di specifici programmi rivolti alle zone sociali tramite comuni capofila, mediante la promozione di azioni territoriali di prevenzione e contrasto del fenomeno del cyberbullismo, e del ciberbullismo. In particolare la DGR 1117 del 2021 relativa al programma attuativo dell'intesa denominato Giovani verso il nuovo inizio tra prevenzione, inclusione sociale e innovazione, che prefigura tra le varie azioni anche la seguente attivazione di programmi di sostegno in favore dei giovani della fascia d'età 14-17 anni, vittime di atti di contrasto e bullismo, al bullismo e al cyberbullismo, che attraverso il supporto delle competenti figure professionali e coinvolgimento di associazioni e istituzioni attive sul territorio. La DGR 770 del 2022, relativa al programma attuativo denominato L'Umbria con e per i giovani, costruire il futuro, le prefigura tra le varie azioni ed obiettivi, rafforzamento delle iniziative volte a prevenire e contrastare il rischio di esclusione sociale generato o accentuato dalla pandemia, rafforzamento della capacità dei giovani di instaurare rapporti positivi nei diversi ambiti, relazioni familiari, scolastiche, sociali, eccetera, specialmente in quelli gravati da pregiudizio o ostilità che possono caratterizzarsi anche in fenomeni di cyberbullismo
o bullismo e altri comportamenti derivanti spesso determinati da condizioni di grave disagio sociale acuite dagli effetti della pandemia. Peraltro va sottolineato che questa problematica è stata inserita anche nel piano di prevenzione della Regione 2020-2025. Quindi la problematica è assolutamente attenzionata e sicuramente adesso avremo maniera e modo di sviluppare incontri in maniera tale da andare incontro ai nostri giovani e cercare di limitare, se non eliminare del tutto, quella che è la problematica del bullismo. Grazie. Consigliera Porzi. Grazie l'assessore, veramente nel brusio che si era creato io non ho capito se la legge è stata in qualche maniera interessata anche dai progetti che lei ha elencato. La peer education è sicuramente una metodologia che va avanti da diversi anni e che ha la sua bontà nell'applicazione di percorsi che trovano logicamente declinazioni in ogni singolo istituto. Ho capito che ci sono alcuni istituti che hanno fatto parte di questa progettualità, se magari la relazione ce la può lasciare, così può essere per noi un'occasione anche per avere agli atti questa risposta. Ci tengo a sottolineare e a rafforzare il suo impegno rispetto al potenziamento degli interventi in questa direzione, perché i dati che ci sono appunto, che ci consegna questa piattaforma ELISA del Ministero della Pubblica Istruzione per gli anni 2020-21 ci offrono un quadro veramente drammatico, dove appunto gli episodi di prepotenza tra pari sono veramente molto estesi e coinvolgono un numero di ragazzi pari al 22,3% degli studenti e delle studentesse della scuola secondaria di secondo grado, quindi con percentuali che poi vengono declinati in ogni singola situazione. Ci sono grandi difficoltà e grandi, diciamo, forme di bullismo basati sul pregiudizio, il 7% risulta aver subito prepotenze a causa del proprio background etnico, il 6,4% risulta aver subito prepotenze di tipo omofobico, il 5,4% risulta aver subito prepotenze per una propria disabilità, quindi già questo è un quadro che definisce i termini e le, diciamo così, i valori sui quali dovremmo andare ad agire, logicamente affidandoci alle progettualità che scuole e comunità educanti vorranno scegliere per poter essere di supporto in questa direzione. Quindi, senza andare a snocciolare altri dati che chi vorrà potrà trovare appunto su questa piattaforma molto ben fornita di dati e di dettagli, sono sicuramente un'indicazione chiara che molto dobbiamo ancora lavorare in questo settore e che dobbiamo tenere alta l'attenzione su questa tematica. Grazie. Progetto numero 4, interroga il consigliere Bori, risponde l'assessore Coletto. Prego, consigliere Bori. Grazie Presidente. L'interrogazione chiede chiarimenti in merito alla convenzione tra azienda ospedaliera di Terni e azienda ospedaliera universitaria Mayer di Firenze per le attività di consulenza, in particolare quelle di chirurgia pediatrica. Infatti l'azienda ospedaliera di Terni, con la delibera del direttore generale numero 73 del 27 gennaio 2022, aveva, seguendo anche altre deliberazioni, ha stipulato una convenzione tra queste due aziende su il tema delle prestazioni e consulenze di chirurgia pediatrica. Questa deliberazione ha comportato che del personale medico dell'azienda di Firenze venisse ad operare nell'azienda di Terni, in azienda ospedaliera di Terni, fuori dal proprio orario di lavoro, logicamente a pagamento, e con due accessi mensili della durata di 6 ore l'uno. Il paradosso è che in Umbria abbiamo una struttura di chirurgia pediatrica, l'AB è l'azienda ospedaliera di Perugia e opera sia a Perugia che a Terni, e sono presenti le liste d'attesa dei pazienti che provengono da tutta la regione in queste due realtà per gli interventi chirurgici di specializzazione. C'è un paradosso che è stato risolto, guarda caso, in vista dell'interrogazione, che era quello del fatto che non fosse più prenotabile la visita chirurgica pediatrica specialistica nell'azienda di Perugia, ma solamente a Terni,
e questo comportava che poi fossero prese in carico tramite questa consulenza che spostava i pazienti da Terni a Firenze, causando un aumento notevole della mobilità passiva e, dato che è una delle tematiche che va affrontate, questa cosa sembrava paradossale. In questo modo, appunto, la Regione, l'azienda ospedaliera di Terni ha favorito la mobilità passiva, che ha un grande costo elevato nei confronti dell'ente regionale, pagando due volte. Prima di tutto pagando lo specialista 90 euro l'ora per fare le consulenze e in secondo luogo pagando i DRG in favore della Regione Toscana quando il paziente veniva spostato da Terni alla Toscana. Il vantaggio per la Regione Umbria era nulla, ma pagava due volte il conto. Questo è registrato e verificabile con i dati, sicuramente l'assessore avrà avuto modo di farlo. L'interrogazione chiede di chiarire tre punti. Il primo, se, dato che la convenzione è in scadenza il 31 dicembre 2022, voglio manifestare la nostra contrarietà al rinnovo di questa convenzione per sapere se si intende rinnovarla e quali sono le motivazioni nel caso in cui si intenda rinnovare la convenzione tra l'azienda ospedale di Terni e il Meyer di Firenze. In caso di proroga, appunto, conoscere come mai si intende prorogare una convenzione che ha comportato solamente dei costi per l'ente regione a danno delle proprie aziende ospedaliere, marcatamente l'azienda ospedaliera di Perugia e i conti della sanità regionale, e per sapere quali sono gli intendimenti, ad oggi risulta reintrodotta gli intendimenti rispetto alla visita chirurgica pediatrica che era stata sospesa, ad oggi risulta reintrodotta e la volontà di mantenerla perché alternativamente si costringono i pazienti a rivolgersi direttamente al chirurgo bypassando il CUP ed è un malcostume che noi non vogliamo vedere, oppure peggio a poterla prenotare dove possibile come Terni e poi confluire in questo fiume di mobilità passiva verso la Toscana. Grazie. Assessore Coletto. Grazie Presidente. Con delibera del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Terni 73 del 27/1/2022, convenzione con l'Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer di Firenze per prestazioni consulenziali in neuropsichiatria infantile e chirurgia pediatrica, provvedimenti. La convenzione citata ha la durata fino al 31/12/2022 e pertanto cessa i suoi effetti esattamente il 31/12/2022. La direzione dell'azienda ospedaliera di Terni ha comunicato che non procederà alla stesura della nuova convenzione per l'anno 2022. Quindi la convenzione con Meyer finisce. Eventuali necessità per le consulenze di alta specialità e neuropsichiatria infantile non presenti nel territorio regionale saranno regolamentati negli accordi bilaterali fra regioni che stiamo istituendo, che prima non c'erano. Sono infatti in corso le riunioni con le regioni di confine al fine di definire i contenuti dell'accordo bilaterale tra la Regione Umbria e le regioni di confine, tra le quali Toscana, per il governo della mobilità sanitaria interregionale a partire dall'anno 2022. Così come previsto articolo 1,492 della legge 178/2020. Le prestazioni di visita chirurgica pediatrica, così come descritta, non esiste nel nomenclatore delle prestazioni di specialistica ambulatoriale di cui la DGR 911 del 2011, adottato in aderenza al nomenclatore tarifario nazionale. Per tale motivo è abilitata la prestazione di visita chirurgica, così come presente il nomenclatore tarifario codice 89.7 per l'età pediatrica 0-14, separando proprio sulla base dell'età le prestazioni richieste per l'età pediatrica. L'introduzione delle prestazioni di visita chirurgica pediatrica può avvenire, semmai, nel catalogo regionale,
che esplode nel dettaglio delle prestazioni e se vi è necessità di differenziazione. Si sta valutando, appunto, tale opportunità coinvolgendo i professionisti interessati. Tale attività rientra nell'ambito delle attività del piano di governo della lista d'attesa di cui la DGR 472 del 2022, piano regionale di governo della lista d'attesa per il triennio 2022-2025, prevedendone l'eventuale introduzione a partire dal 2023. Quindi mi trovo perfettamente d'accordo con il consigliere Bori. Grazie. Prego, consigliere Bori. No, direi segneremo sul calendario questa data e il prossimo anno la consigliera Pace ci ricorderà come festeggiare. Apprendo con favore il fatto che venga sospesa questa convenzione e invito anche a verificare le motivazioni che hanno portato a stipulare una cosa del genere, che è stata del tutto a danno dei professionisti, dei pazienti e ha comportato una mobilità passiva francamente incomprensibile. Per cui bene la sospensione, invito a questo tipo di verifiche per evitare anche che possa riaccadere su altri settori. Grazie mille.